primo classico di Koeman non è andata bene al Barcellona, 3-1 per il Real Madrid. Modric ha siglato il terzo gol praticamente al 90esimo, poi Sergio Ramos sul rigore ha fatto il 2-1, il primo gol l'ha fatto Valverde su suggerimento di Benzema e per il Barcellona aveva pareggiato poco dopo il gol di Valverde Ansu Fati su assistenza di Jordi Alba. Partita che a mio avviso mette in chiaro un attimo quelle che sono le situazioni delle due squadre, delle due società. Real Madrid che dimostra una solidità, una tranquillità, una sicurezza, in poche parole, che è disarmante perché fraseggia nel breve, accelera, rallenta, gestisce proprio la partita a proprio piacimento con dei giocatori veramente esperti e con una direzione tattica di Zidane che è evidente da anni ormai che siede in quella panchina lì, ha sempre fatto vedere qual è l'idea del proprio Real Madrid, insomma, ed è un Real Madrid padrone del gioco, padrone del campo, che raramente va in difficoltà in questa partita, forse è iniziato un po' male il secondo tempo, ma sempre in controllo totale. Poi se concede qualcosa, comunque Courtois, grandissimo. Oggi, parata decisiva su Messi, mette una pezza oppure ci pensa uno dei due centrali, comunque sempre sempre sul pezzo. Nonostante il Real sia in emergenza per quanto riguarda la fascia sinistra difensiva, oggi si è fatto male anche Nacho, ha giocato Lucas Vázquez che tendenzialmente è un esterno d'attacco o comunque un esterno più offensivo che difensivo, si è comportato bene. Barcellona che a tratti va a corrente non alternata, un po' meno di alternata, e troppo legato alle accelerazioni di Leo Messi, perché abbiamo visto che Coutinho non è all'altezza. Lui ci prova, si impegna, ma quando è chiuso non è da fuori. Invece Messi, quando è chiuso, vince due o tre rimpalli nello stesso momento e si inventa qualcosa. Ansu Fati, a mio avviso, ha giocato bene, però non si può pretendere anche troppo. Lui si propone, non sempre viene servito, comunque è sempre una spina nel fianco. Buono, come si chiama? Dust. Terzino destro del Barcellona, buonissima prestazione, per me il migliore in campo del Barcellona è proprio lui, che nonostante avesse davanti avversari tipo Vinicius, tipo Mendy dal suo lato, non si è intimorito e ha giocato a testa alta, spingendo molto e essendo veramente, veramente attento in fase di copertura. Barcellona comunque che deve sistemare ancora parecchie cose. Neto ha salvato più di qualche volta il risultato che poteva essere anche più rotondo. C'è parecchio da lavorare, però a mio avviso non c'è una tranquillità di società che permette anche un lavoro tranquillo da parte del tecnico. Sembra quasi che il malumore sia sempre dietro l'angolo, ricordando anche la situazione di Leo Messi di quest'estate, e adesso non penso si sia sistemata molto, quindi non penso sia molto facile lavorare in questa situazione. I musi sono un po' lunghi, poi se perdi anche il classico in questa maniera, soffrendo, non soffrendo, ma essendo dominati dall'inizio alla fine, di certo non aiuta. Noi ci vediamo nei prossimi video. Vi auguro una buona serata.